E fine serata, io ora salgo su al dipartimento Bocca Bionica. Quando arrivate a Bocca Bionica, chi incontrate qua? La prima persona che vedete è Livio. Livio che sta qua, che lavora sui design, si occupa di realizzare quelli che sono, diciamo, i 3D delle arcate definitive. Anche qua abbiamo un'altra postazione, queste sono le postazioni di connessione con le trasmissioni dati, diciamo, di telemedicina. Qua arrivano i file, vengono elaborati i file e vengono poi inviati nel laboratorio che sta sotto al dipartimento di bionica. Questa è la clinica di sera, siamo a fine giornata. I medici ora sono andati a casa, qua ci sono le ragazze del back office che stanno continuando a lavorare, alcune poi sono in smart working, anzi gran parte sono in smart working. Ci abbiamo ancora qualcuno qua che lavora, però è bello la sera venire qua perché c'è silenzio, quando tutti vanno via e si può chiacchierare con Livio. Diretta live sul gruppo. Che stai combinando? Ci facete? Niente, denti. Denti, ha detto, sta facendo denti. Questo è il software che già conoscete, vedete quello che fa Livio. Progetta quelli che sono i 3D delle arcate dentali sulla base di impronte digitali che abbiamo ricevuto. Non riceviamo solamente impronte digitali dai dentisti che lavorano qua, ma riceviamo anche impronte da altri studi dentistici. Trasmettono quelli che sono i dati, andiamo a fare i design e poi andiamo a mandare giù ai robot in produzione quelli che sono i denti, le arcate. UPS e DHL si spediscono i denti. Questo è un pochino quello che sarà il futuro. Noi, vi ho detto, abbiamo implementato quelli che sono i protocolli. Livio è al guida di quello che il dipartimento sviluppa ora dei protocolli di telemedicina che verranno esportati poi in più parti d'Europa. Questa invece ve l'abbiamo fatta vedere oggi sulla pagina, è un esempio di quella che può essere una pianificazione digitale di una chirurgia. Questa è la scansione del paziente, del viso. Questa è la impronta invece intraorale che è stata fatta, le sue gengive. E andiamo, possiamo anche caricare volendo la TAC 3D e quindi vedere l'osso del paziente. E sulla TAC 3D possiamo persino andare a caricare quelle che sono le viti, gli impianti dentali. Vedi qua per esempio che ha caricato ora la TAC tridimensionale. È stata accoppiata con la scansione intraorale dei denti, una scansione che viene eseguita con uno scanner, e si va a pianificare quella che è la chirurgia. Possiamo vedere le radici come sono dentro all'osso, possiamo vedere anche quanto osso residuo abbiamo e andare a pianificare già dove mettere gli impianti dentali. Si possono fare veramente tante belle cose. In quello che vedo io nel futuro è che il paziente viene digitalizzato in Italia prima ancora di venire da noi, così che viene da noi e vengono ridotti ulteriormente i tempi di permanenza qua all'estero. Noi andiamo a eseguire l'intervento prima tutto a distanza in cloud, poi il paziente viene qua, abbiamo tutto pronto per andare a eseguire in 2 ore l'intervento. Invece ora come ora, se non ci sono centri di digitalizzazione, dobbiamo andare a fare tutta questa preparazione quando il paziente arriva. Stiamo andando a cambiare i protocolli di lavoro. Okay, nel 2021 saremo molto in Italia, molto in Romania, proprio per andare a cambiare i protocolli di lavoro, di modo da rendere tutto più semplice. Detto giusto, Livio? Giusto, tutto certo. Tutto certo, tutto ok. E quello che si fa? Quello che si fa è andare a snellire i protocolli di lavoro, andando a fare una parte di preparazione direttamente in Italia della chirurgia e chissà, magari anche finalizzare
i lavori in Italia. Chissà, cambieranno molte cose gli anni a venire, cambieranno molte cose e stiamo veramente andando a innovare tantissimo quello che è il modo di produrre le riabilitazioni dentali. Prima si andava molto col manuale, okay? Si andava a mettere i denti fatti fisicamente a mano dall'odontotecnico, ora vengono realizzati roboticamente. Come vi ho fatto vedere prima, ci sono dei macchinari che ci aiutano a passare dal digitale poi di nuovo al fisico, ma ora viene iniettato dentro alla rivoluzione robotica quella che è la possibilità di inviare e trasmettere dati e soprattutto a distanza su centri produzione che sono delocalizzati i dati e elaborare i dati in cloud più team a distanza. Il paziente probabilmente in futuro viaggerà meno, okay? Quello che vedo in futuro è che il paziente viaggerà meno, viaggeremo molto di più noi, viaggeranno molto di più i lavori protesici e prima ancora che il paziente arriva ci sarà gran parte del lavoro già eseguito. Per fare questo serve che ancora facciamo un anno di sviluppo per cambiare questi protocolli ed è proprio quello che stiamo andando a realizzare quest'anno. Stiamo implementando dei nuovi macchinari che ci permettono di fare le impronte sugli impianti dentali con dei macchinari digitali, ottici. Prima veniva per esempio fatta l'impronta fisica, per esempio supponiamo che sia un paziente che ha messo gli impianti dentali e dobbiamo fare i denti. Serve fare l'impronta in bocca degli impianti per vedere fisicamente dove stanno questi impianti. Prima si faceva così. Noi già da un po' di tempo stiamo facendo in maniera diversa. Ci sono dei macchinari che fanno una fotografia agli impianti in bocca, te la semplifico. Questa fotografia tridimensionale ti dice dove stanno gli impianti. Quindi non hai più bisogno di fare un'impronta fisica che deve viaggiare, ma mandi la fotografia 3D di dove sono gli impianti. E se tu hai l'attacco tridimensionale del paziente, hai la fotografia di dove sono gli impianti e fai una scansione 3D della bocca del paziente, hai un paziente 3D virtuale, un avatar che puoi mandare dove vuoi. E questo ti porta delle grosse, grosse implicazioni a livello di produzione, dove produci i denti, dove non si sposta più il paziente e soprattutto l'abbattimento dei costi. Puoi creare dei centri di digitalizzazione dove crei gli avatar dei pazienti, puoi fare upgrade a pazienti che hanno denti che non gli soddisfano, per esempio. Chissà, magari nel 2021 daremo la possibilità a tutti i pazienti che sono in Italia, che in passato hanno fatto linee dentali analogiche, con un'impronta di poter fare upgrade a una linea 3D completamente digitale, con tutti i vantaggi che comporta una linea digitale. La ripetibilità, in caso si rompe qualcosa con un click tu ristampi il pezzo o l'arcata, il poter cambiare le forme dei denti con un click, il poter avere stoccati in cloud i file 3D dei propri denti e quindi magari un domani ristamparli in caso di usura, anche perché non esistono i denti definitivi per sempre. Ci sono, è come l'automobile, non ha ruote per sempre, non ci sono le ruote, le gomme definitive. Essendo un ambiente dinamico, le protesi sono quella parte che possono avere problemi, che tendono negli anni a consumarsi, quindi bisogna prevedere di avere stoccati in cloud i design dei denti digitali che ci permettano magari di rinnovare un'arcata. Sempre di più andremo in futuro verso un'arcata più stabile e un'arcata invece che tenda a consumarsi, così che nell'arco di 5 anni un click rigeneri le gomme, quindi l'arcata inferiore di un materiale più tenero, più morbido, ma sempre disegnato tutto in 3D. Abbiamo già cambiato tante cose e le stiamo andando a inserire dei nuovi protocolli 2021 che addirittura vedranno appunto la possibilità di
andare sui vecchi pazienti a ridigitalizzare tutta la dentatura con dei macchinari che ci stanno arrivando proprio dalla Svizzera. Sono dei macchinari, se avete la curiosità andate online su Google e cercate iCam 4D. iCam 4D per esempio è una di queste macchinette che ci consente di fare le fotografie 3D di dove sono gli impianti. Un'altra macchina importantissima è la macchina di rilevamento dei movimenti mandibolari. Già prima lo facevamo con articolatori virtuali, ma ora ci sono usciti dei macchinari nuovi che ci permetteranno proprio di andare a registrare tutta la dinamica della bocca del paziente. Significa che anche quello che fa l'eView e i tecnici digitali di design ogni giorno, di andare a creare le forme che non vanno in interferenza, l'algoritmo del software di Exocad, una volta inseriti dentro le coordinate, i movimenti della mandibola, va a settare in una frazione di secondo tutte le forme dei denti in automatico, in maniera tale che non ci siano precontatti. Praticamente si va verso l'automatismo anche del design. Di questo già vi avevo parlato l'anno scorso, ovvero il fatto che con l'intelligenza artificiale applicata ai software di disegno 3D dei denti andiamo a caricare delle informazioni in più, che sono quelle di dinamica della bocca del paziente, che daranno addirittura in automatico le forme dei denti. A quel punto andremo solamente a selezionare le forme dei denti che ci piace. Queste sono tutte le cose a cui abbiamo lavorato nel 2020. Nel 2020 abbiamo fatto un sacco di cose. Nel 2020 non c'era per esempio questa clinica, bocca bionica non c'era prima, l'abbiamo fatta nel 2020, abbiamo fatto un'altra clinica in Romania, Iași, abbiamo implementato il laboratorio, implementato i centri assistenza, io sono diventato padre, insomma abbiamo fatto tante cose nel 2020, ma ancora di più ne stiamo facendo nel 2021. E infatti proprio questa settimana stiamo andando a presentare con i micro team che abbiamo in azienda i piani di sviluppo per il 2021. E nel 2021 io sarò molto in Italia, tanto in Italia, ci divideremo un po', chi sarà invece in Romania, chi invece ci aiuterà qua in Moldavia. Me personalmente mi sta aiutando molto anche mio fratello qua, qualcuno di voi l'ha conosciuto, in previsione proprio del fatto che io mi dovrò staccare un pochino di più l'anno prossimo, da gennaio, essere più presente in Italia. Milano mi vedrete tanto e mi vedrete tanto in altre città di cui poi vi avviserò pian piano, mese dopo mese. Io vi faccio un saluto e ora vado a fare il padre. Ciao.